Gran Prix in corso di svolgimento a Marrakech, prima giornata in terra marocchina nel segno dell'Uzbekistan. Il judo celebra la giornata internazionale della donna nella categoria sotto i 52 kg su tutta la transalpina Bouchard-Nordmayer, la quale sconfigge per Ippon la spagnola Perez Box Argento. La numero uno al mondo si impone grazie alla brillante tecnica Kataguruma al cospetto dell'amica e rivale iberica, divenendo la donna del giorno. Terzo gradino del podio per la spagnola López Sheriff e l'israeliana Primo. Sì, è davvero una buona amica. Quando non ho potuto gareggiare alle Olimpiadi di Rio ero in Spagna con lei, ci siamo allenate molto, abbiamo davvero intessuto una buona, forte amicizia. Prima di venire qui ero in Spagna, abbiamo parlato insieme della volontà di sfidarci in finale e alla fine ci siamo arrivate. C'era tanta emozione perché è davvero una di famiglia. Ho una grande famiglia in Spagna, ero davvero felice alla fine. Eravamo entrambe felici di condividere questa finale. È stato un piacere, abbiamo guadagnato una medaglia, quindi va bene. Peraltro ottenendo punti di qualificazione per i Giochi Olimpici. Staremo a vedere cosa accadrà l'anno prossimo e nella competizione che verrà. Categoria uomini sotto i 60 kg, a sbaragliare la concorrenza nel terzo slam stagionale ci pensa l'uzbeko Lutfillayev, giustiziere in finale dell'ucraino Leshuk al Golden Score. Donne sotto i 48 kg, sugli scudi la spagnola Figueroa, oro dopo il successo nella finalissima ai danni della rumena Ungureanu. Medaglia di bronzo per la transalpina Clément, la tedesca Menz, quinta l'italiana Francesca Giorda. Tra gli uomini sotto i 66 kg, su tutti l'uzbeko Nurillayev, che sconfigge nell'atto conclusivo per Wazari a Wasete Ippon l'egiziano Abdel Maugud. Bronzo per il kazako Serik Zanov ed il tedesco Seidel, settimo l'azzurro Matteo Piras. Consegna le medaglie Nasera Altamemi, esponente della federazione. Donne sotto i 57 kg, qui vince la taiwanese Lien, che sconfigge la polacca Borowska con tecnica Osakeomi finalizzata all'Ippon. Per chiudere, la mossa del giorno viene dall'israeliana Primo, uno Zotogari fenomenale contro la tedesca Rouvière e un modo perfetto per chiudere la giornata internazionale della donna e il primo giorno del Marrakech Grand Prix.